lavoro unico e infinitamente prezioso che per lo più rimane nascosto. Il volume Musei Vaticani, Arte, Storia, Curiosità, realizzato in collaborazione con Focus Storia e recentemente presentato al pubblico, offre la straordinaria occasione di scoprire il quotidiano dei laboratori di restauro della Santa Sede. Storie, aneddoti e fotografie inedite conducono il lettore attraverso l'attività lavorativa, i metodi di manutenzione, le tecniche di diagnostica e quelle di restauro. Disponibile in 3 lingue, italiano, inglese e spagnolo, il libro ha il pregio di coniugare la serietà scientifica del contenuto con un tono divulgativo comprensibile anche ai non addetti ai lavori ed illustrare l'immenso tesoro dei papi con oltre 70.000 opere in mostra e 50.000 in deposito. Con noi Maria Ludmilla Puzka, restauratore capo del laboratorio Restauro Dipinti e Manufatti Lignei e Guy Devray, responsabile del laboratorio di restauro Marmi e Calchi. L'intervento dei restauratori non è rivolto solo ai dipinti della Pinacoteca Vaticana, ma di fatto su tutta la proprietà della Santa Sede e delle Belle Arti. Quindi ognuno di noi è chiamato ad una missione per la tutela del patrimonio così vario della Santa Sede che narra in particolare attraverso le immagini la storia della Chiesa. Quindi è nostro dovere contribuire al meglio per la buona conservazione di queste immagini così preziose e quindi siamo molto felici che oggi finalmente possa essere così ben rappresentato attraverso questo volume l'attività nascosta dei laboratori di restauro. Ognuno di questi laboratori ha una sua specificità, nel senso che è un laboratorio dove siamo specializzati in un determinato campo. Nel campo nostro stiamo parlando dei marmi, della pietra e del gesso. Così come in altri laboratori ci si occupa del mosaico, della pittura o della carta o del bronzo. Queste differenze sono fondamentali perché in realtà già in un piccolo campo come quello della pietra le diversità tra una pietra e l'altra, tra il marmo, il granito e altro sono enormi, sono tantissime, quindi difficilmente si può immaginare un restauratore tuttologo che si occupa sia dei dipinti che del restauro della pietra o delle terrecotte. Quindi è importante in un'istituzione come questa che ogni qualvolta si deve affrontare un restauro ci sia un laboratorio di riferimento che si occupa specificatamente di quel tipo di materiale.